Le coliche gassose nel neonato sono estremamente frequenti nella popolazione italiana, sono presenti tra il 10 e il 30% dei bambini, in particolar modo con un'età di esordio compresa tra le 2 e le 3 settimane, e tendono a scomparire autonomamente tra il terzo e il quarto mese. Sono un fenomeno estremamente fisiologico e assolutamente benigno e autorisolventesi, anche se creano nella gestione della relazione genitore-figlio parecchio panico in famiglia. Possono comparire più spesso verso sera, ma in realtà durante tutto il periodo della giornata. Secondo una teoria degli anni 50 del famoso pediatra dottor Wessel, si può parlare di colica gassosa nel neonato quando il bambino piange di dolore con flesso estensione degli arti inferiori per più di 3 ore al giorno, per più di 3 giorni alla settimana, per più di 3 settimane consecutive. Ad oggi si pensa che le coliche gassose del neonato possano essere imputabili a un'alterazione della relazione genitore-bambino e anche all'adattamento del sistema gastroenterico, quindi dell'intestino, all'ambiente extrauterino. Cosa fare di fronte alle coliche gassose di nostro figlio? Per prima cosa provare a massaggiarlo a ventre in giù, posizionato sopra il nostro avambraccio, cercando di cantare una canzone che conosce, cercando quindi di calmarlo, di tranquillizzarlo, magari passeggiando. Si può utilizzare anche lo swaddling, che è la fasciatura del neonato che ha un po' la funzione di mimare il ventre materno e quindi l'accoglienza del ventre materno. In estrema ratio si può usare anche il sondino rettale, che va lubrificato e inserito poi nell'ano per una lunghezza non superiore agli 1,5-2 cm, e dal quale poi si vedrà uscire in maniera meccanica l'aria sovrabbondante. Anche la farmacia ci viene in aiuto. Da anni si utilizza il simeticone, il cosiddetto anticolica, sulla cui utilità tuttavia ci sono studi ancora controversi. Esistono una serie di tisane di erboristeria, una fra tutti quella al finocchio. Sembra tuttavia, proprio per ciò che dicevo prima, che sia necessario, invece estremamente efficace, l'utilizzo dei probiotici. Perché? Perché con l'adattamento del sistema gastroenterico all'ambiente extrauterino cambia la flora batterica intestinale e quindi si crea un'alterazione di questa parte del nostro corpo, tale per cui il bambino soffre di dolori addominali. La parola chiave nella gestione delle coliche gassose è tranquillità. Anche se mi rendo conto, da medico e da genitore, che è difficile riuscire a gestire un bambino che piange per 3 ore di fila con tranquillità. È necessario che nella costruzione della relazione genitore-figlio questo termine venga sempre tenuto presente. Se riusciamo ad essere tranquilli noi, riusciamo a tranquillizzare anche il bambino e quindi ad aiutarlo nell'attraversare questo che è semplicemente un momento di crescita, cioè un momento di sviluppo del proprio sistema intestinale.